L'intro sul secondo palo allocca la controlla, poi allarga per Parisi. Fantastico! Marco Cristo! Organizzato dalle telecamere! Big match in Serie C, si sfidano i ragazzi del PSG Gennar contro il Real Alessandro. Non c'è la luna che Mauriello ci indica, anche il, si ruba anche un cappello. Ricordiamo partita che riprenderemo integralmente data la troppa scarsità dei campioni in campo. Un applauso alle squadre, al tifo. Solo Ciccio Chianese, lo scambio di mani. Si danno gli in bocca al lupo, in bocca ai lupi che volano. Chiediamo il tocco, signor Mauriello. Chiusolo il cappello, giù il cappello, però anche chiuso. Il tocco già è stato fatto. Chiediamo a Ciccio Chianese quanto finirà questa partita e vedremo se ci prende. Ma io dico un pareggio in amicizia. Risultato esatto non lo sai? Risultato esatto 3 a 3. Questa è ricca di gol. Ben 6 gol quindi. Mariello indica gli sci palesi. Applauso tra l'altro per il vestiario scelto quest'oggi dal portiere del Real Alessandro Fagnano. Non siamo a Roccaraso ma per l'occasione sembra il posto e la meta più voluta da tutti. Ma esso si dà la forza e il coraggio. Nenna guarda il cielo, forza il filo. Portieri addirittura Mauriello senza guardare il no look. Sorrentino, la pennella, è amoroso, gli dice di no. Cerro voglioso come non mai di giocare. Già il primo campanile, colace lotta, chiuso lo Sorrentino, spettacolare. Già volano i primi schiaffi e Mauriello già si inventa il primo fallo. Subito, non, nessuno ha capito niente, guardate, si gioca. Nessuno ha capito praticamente. Porta scarpe del Manchester United. La mette dentro Sorrentino, prova a girarsi Sorrentino, non ce la fa, il tanque Cirro prova ad andare a supporto Maisto, il palo ancora Maisto, il palo esterno, indemoniato Maisto, palo clamoroso, ancora Sorrentino che accusa, chiuso, anticipa il tanque Cirro, compito davvero difficile, ci vuole l'innesto di Astarita qui. Adesso Cirro trova un angolo incredibile, bocca aperta tipo pesciolino appena pescato. Va Di Marino a battere, buono il tocco, Maisto di prima, all'alta, funziona l'asse Di Marino Maisto, vedete Maisto gioca fuori a dimostrazione che è un difensore. Ciccio, per ora cosa non ti è piaciuto e cosa ti è piaciuto di questa partita? Ma no, volevo dire una cosa ai Lai, è una partita difficile, molto equilibrata, e volevo anche dire una statistica sul capitano chiuso. Certo, quanti derby, quanti ne ha persi, no? No? 276 le partite di chiusura per segnare il suo primo gol. Poco Fagnano, Cirro! Cirro! Che gol! Palombella di testa! Quando noi godiamo fanno in gol quelli del PSG Gennar. Che rete, il tanque Cirro. Sorrentino, palla alle stelle
e arriva quindi la rete che sblocca la gara dopo uno 0-0 bruttissimo dei 115 contro la Dinamo. Arriva il gol che sblocca proprio Sirro. Colasci anticipa tutti ma regala la laterale al PSG. Non riesce, ancora Sorrentino però si impegna. Sorrentino prova a servire in qualche modo Colasci, la palla con Enna! Allarga troppo il piattone. Sbaglia qui un gol, poteva essere di più semplici, ma Isso si allunga il pallone, tunnel danni di Colace. Alla fine però la laterale è ancora a favore del Real Alessandro. Colace, Sorrentino, il dai e vai, buono, chiude Di Marino in calcio d'angolo. Qual è il cambio, Walter? Il Sorrentino, tiro rimpallato, Giovanni sta andando a dir poco in freva per questo svantaggio e per la pochezza offensiva del Real Alessandro, attenzione Colace, Sorrentino! Mamma mia! Mamma mia! Non ci credo! Cos'è successo qui? Mamma mia, con Enna, questa volta ci deve fare tutto da solo, Pocock! Che chiusura, ma cosa ha sbagliato, neanche un minuto fa. Giovanni Sorrentino tutto solo, porta completamente spalancata, tiro alle stelle. Sorrentino prova a farsi perdonare, la buccia di Amoroso, il pari di Sorrentino, si fa perdonare immediatamente per l'errore di poco fa, gravi colpe qui per Amoroso. Non Ciccio, due parole. Non avrebbe dormito per 7 notti se non avesse segnato subito. Che fortuna, il fato questa volta lo ha aiutato. Avrebbe perso appetito e gioia di vivere, che sono le due uniche le due cose che lo caratterizzano, che lo mantengono che lo mantengono in vita. Questa barriera sulla battuta è a dir poco arretrata, non vorremmo dire, però vabbè. Mariello farà palese due mesi, due misure. Guardate che barriera c'è. Di Marino! E qui, attenzione, c'è un Amarcord. Settimana scorsa, in amichevole, Fagnano è riuscito a prenderne ben 3 da Cirro sulla battuta, quindi forse è il caso di far tirare Cirro. Chiusolo, la tiene, la mette dentro, sbaglia il cross. Certo, l'1-1, Ciccio è il risultato più giusto. Dottor mio marito. Bene. Astarita, prova ad andare, Astarita. Grande Ciccio! Sorrentino! Mamma mia, dall'illusione ottica della rete qui. Proteggiamo la telecamera. Il metodo di Lo Monaco che si aggiunge alla nostra destra. Non lo facciamo parlare in qualità di giocatore. Maisso! Fagnano Sierro! Ne fa 2! È impazzito anche Cocca che entra in campo. Sierro prima ne ha fatte 0. 0-0 con la Dinamo. Clamoroso il parziale di prima. Ma arriva qui il 2-1 del tanque Sierro. Ancora una respinta di Fagnano. Ancora il tapin di Sierro. Non sbaglia mai. Sorrentino dalla battuta, questa volta colpisce in pieno Di Marino, ne mancheranno 2. Sta bagnando tutto, 10 da 9 secondi alla fine, Mauriello li fa giocare tutti, mai visto a Antonio Sannazzaro. Sorrentino, Amoroso, la mette lì, il laterale, Mauriello manda anche tutti a prendere un tempo. Ci siamo persi il tiro della battuta del calcio di avvio, ma qui grandi ne ha diruppo. Le previsioni avevano tenuto fino a questo istante. Cerro dalla battuta, clamoroso qui. Fagnano era in mezzo al campo praticamente. Prevista bronchite per tutti i calciatori in mezzo al campo. Diciamo a mia mamma che non mi sto bagnando per amor di Dio. Di Marino, maestro palo esterno. Di rigore. Maisto, la stoppa come può, Maisto prova ad avanzare, Maisto va sul mancino, Maisto! 3-1, qui forse autogol di Fagnano, ma è il 3-1 del PSG Gennar, Maisto! Palla sul palo, poi sulla schiena di Fagnano, quindi si tratterà di autorete, 3-1, Sorrentino, dalla battuta deviata, angolo, Real Alessandro colpito e forse affondato, 3-1, vedremo se avrà la forza di reagire Sorrentino, col destro non è il suo piede, purtroppo si vede. Iniziata la distanza da Conenna, buona la palla per Astarita, prova a calciare, alto, sopra la traversa, difesa da Amoroso.
e il rischio che qualcuno la tocchi, inganni quindi anche il portiere. Nel frattempo sta tunnel di Maisto, anche il numero di Poco che potrebbe allargare per Gianluca. Poco fa tutto da solo, Gianluca per Di Marino, l'uscita qui provvidenziale di Fagnano. Chiusolo, tiro cross, Fagnano esce con i piedi, poi lo Monaco, elegante per Sorrentino, chiude tutto, chiusolo di tacco per Di Marino, mamma mia, grandissima azione di Gianluca, che passaggio di chiusolo, occhio, Fagnano con Enna, che si stava inventando, se entrava, mamma mia, che si stava inventando, Cerro, troppo lungo il pallone, indovina contro chi tengo. Doppietta di Hiller, doppietta di Marchisio e Giovinco. Ma che cos'è? Ah, doppietta di Hiller. Sorrentino! Sul fondo. La dea della fortuna non è dalla parte. No, perché qui la deviazione la doveva mettere praticamente in rete, spiazzando tra le altre cose Amoroso. E invece. La buona sorte sorride agli audaci. Certo, non può andare sempre tutto bene. Colace solo, attenzione. Colace dall'altra parte, totalmente dimenticato. Cirro addirittura va a ricordare agli avversari che deve essere marcato. Comunque, capitano, cuore. Orgoglio della squadra. Amoroso qui in uscita che cadendo quasi sulle uova, però riesce in qualche modo efficace. Per osservare il capitano chiusolo con il. Questa cara, sta andando proprio. Ecco dove è così. Occhio, Sorrentino. La può piazzare, la mattonella è sua, la regala a Colace. È incredibile, gesto di altruismo che dimostra la situazione psicologica totalmente distrutta di Sorrentino. Un attimo, arbitro! Non è nelle vecchi membri della vecchia volpe, guardate, vecchia cotica, è qui il gatto con gli stivali. I metodi dello zio, questo. La volpe di chiusolo. Perde tempo, guarda Sorrentino come sta. Per mandare a cacare la sportività. Non ha. Cazzo, si lancia sul petto la capretina. Lancia proclami Gianluca, Ti l'ha fatto frattempo un flash che era un lampo, Anche chiusolo. Allarga il gioco. Lo Monaco. Il tiro dalla distanza! La buccia! Ancora di Amoroso! Lo Monaco! La butta là! Che rete di Lo Monaco! Quasi ci ha colti impreparati! Una sabongia! Forse quasi colti impreparati, non sappiamo se l'abbiamo beccata in cronaca diretta. Ma che caiosa, a nostro parere, di Lo Monaco! Vediamo che la zuppetta. Attenzione Cerro, perché ha segnato due volte. Fagnano così! E qui deve volare Fagnano, perché Cerro ha praticamente trovato la vittima preferita dai tiri dalla battuta. Di Marino. Batte l'angolo corto, Maisto! Sempre lui! Pasquale Maisto! 4-2, giochi ancora che sembrano finiti. Chiede forse anche scusa Amoroso per la buccia di poc'anzi. Ultimi 8, entro a Conenna. No, stanno D'Alello. Chiuso allo senior. Enzo, che ne pensi di questa prestazione? Penso che è giusto il punteggio. C'erano dubbi? Sono giustissimo. C'erano dubbi che non poteva cambiare. Dal volo il palo di Cerro! Per le forze in campo. 115 sono primi in classifica, ma attenzione perché il PSG arriva a meno 2 e il Real Alessandro è solo a meno 1. Quindi occhio, 115 che pareggiate 0-0 con la Dinamo. Che è stata. Controllo, palla dentro per Sorrentino, l'uscita di Amoroso che salva i suoi, ancora Amoroso, Gianluca, Di Marino, alta di niente, e qui forse verrà scritta la parola fine su questa partita, forse no, Fagnano, lungo il lancio, Maisto, Lo Monaco, ancora Maisto, Cerro solo, Cerro si gira, c'è solo dall'altra parte Di Marino, Cerro si pattina in una maniera vergognevole. Arillo vuole far giocare così per il non plus ultra. Angel lungo lancio con Enna sguscia via poco Camoroso, arriva il tiro, la rete di Sorrentino e vanno tutti a casa. 4-3, incredibile successo del PSG. Arriva il 4-3 e allora noi. Maestro ha chiuso i migliori in campo, super prestazione di questa diga difensiva del PSG. Un peccato per le due reti, diventate tre poi nel finale. Un po' di bucce di Amoroso, quindi un po' colpevole. Onore agli sconfitti comunque.
In ogni caso, allora Gianluca finge di essere sportivo, fintissima sportività di Sorrentino. Gianluca, prima tu ti abbiamo visto oggi in due match insuperabile. Vabbè, cosa è successo? Partita sentitissima questa di adesso, quindi per forza una prestazione devo cacciare, che se la dovranno ricordare per i prossimi 1000 anni. Come mio fratello Giovanni, quindi devo spezzare le gambe a tutti quanti. Vabbè, che dire, una partita, una vittoria meritata, penso, giustamente 5 pali, 6 pali. Netto. È anche utile per la classifica perché si fermano. I 115 hanno pareggiato, voi arrivate sotto. Quindi adesso noi possiamo anche puntare, non lo voglio dire, però. Alla vita. Senti, Pasquale, stracaricato a 1000, parte dalla difesa, torni avanti, dietro, per quello che vuoi, insomma, come va? Benissimo, è stato di forma spaventoso. Fantastico. Vogliamo continuare così per tutte le partite? L'obiettivo è sempre quello, vincere, io lo dico. Senti, apporto importante, ve lo dici oggi. Sì, grandissimo, è sempre un grande. Sempre un grande. Va bene, bravi tutti. Dopo aver cacciato.